Sindaco, il Consiglio Comunale ha detto sì, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario ed era quello che l'amministrazione voleva, ecco, l'indirizzo che l'amministrazione ha dato al Consiglio per poter comunque salvare l'ente dal default. Sì, un lavoro che si è concretizzato dopo tanti mesi verso l'approvazione di questo piano di riequilibrio che consentirà certamente al Comune di Canicattì di attuare l'opera di risanamento dei conti pubblici. E questo anche grazie alla possibilità che il Consiglio ha dato di accedere al fondo di rotazione, che sono delle somme che verranno corrisposte dal Ministero, che ci aiuteranno a pagare i debiti. Dobbiamo chiarire un fatto che è emerso anche da notizie sbagliate date da qualche organo di stampa: il Comune non farà nuovi debiti. I debiti che contrarremo e che è frutto dell'accesso al fondo di rotazione serviranno per pagare altri debiti. Non abbiamo fatto altro che un'attività che tecnicamente si chiama ristrutturazione del debito, quindi accedere al fondo di rotazione, utilizzare queste somme per soddisfare i nostri creditori e rimborsare gradualmente in 10 anni le somme che sono state date dal Ministero, che ci verranno date dal Ministero. È un passo importante, è chiaro che da questo momento in poi dovrà essere rispettato, dovranno essere rispettate tutte le scadenze che sono previste nel piano. Il Comune dovrà sforzarsi di essere virtuoso in modo tale da appunto far sì che non vengano generati altri debiti. È chiaro che ci saranno anche delle altre misure correttive, nel senso della riduzione della spesa, altri vincoli. La tassazione dovrà essere posta ai massimi, ma anche in questo bisogna fare una precisazione: tutte le tassazioni erano già da oltre 5 anni al massimo in questo comune, quindi noi non abbiamo aumentato nessuna tassa maggiore, non abbiamo messo ulteriormente le mani nelle tasche dei nostri cittadini. Stiamo cercando di sistemare tutte le partite debitorie in modo tale appunto da far sì che si possa amministrare in maniera molto più serena. Ecco, naturalmente, sperando che non escano fuori altri debiti fuori bilancio, che sono tra l'altro una situazione che voi avete monitorato, ne sono arrivati parecchi, adesso insomma sembra che comunque ci siamo, non dovrebbero arrivare altri debiti fuori bilancio. No, perché abbiamo fatto in modo che ciascuna direzione potesse relazionare singolarmente su ciascuna posizione debitoria. Abbiamo contattato i nostri creditori, con i quali in alcuni casi si è addivenuto un accordo che prevede la possibilità di spalmare i debiti in più annualità, alcuni dei quali hanno rinunciato anche a quota di interessi, anche in alcuni casi a parte della sorte capitale. La situazione dovrebbe essere molto più chiara e stabile dal punto di vista dei debiti dell'ente. Non è stato un lavoro facile perché abbiamo dovuto scovare dentro i cassetti tante situazioni che non erano emerse in maniera evidente da subito. Credo che questa situazione appunto è molto più chiara e si è delineato un quadro chiaro di come è combinato dal punto di vista economico-finanziario il Comune. Uno degli atti che è stato approvato anche in Consiglio Comunale è il piano Tari, e quindi il piano, diciamo, per il piano finanziario per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che quest'anno dovrebbe prevedere un'ulteriore riduzione. Sì, anche in questo caso con l'approvazione del piano tariffario, nonostante gli aumenti dei costi relativamente alla gestione e alla raccolta dei rifiuti, siamo riusciti, attraverso una importante attività di accertamento di quelle sacche di evasione che erano presenti, ad ampliare la base imponibile, di modo che ci ha consentito di ridurre in maniera cospicua, a differenza di quello che sta succedendo in altri comuni nei quali abbiamo assistito in questi giorni a un importante incremento delle bollette relative al pagamento dei rifiuti. Qua a Canicattì, per le utenze non domestiche, mediamente siamo riusciti a spuntare una riduzione della tariffa di quasi il 20%, fermo restando che le tariffe sono rimaste invariate o c'è un piccolissimo decremento per quanto riguarda l'utenza domestica. E quando si vedranno gli effetti della raccolta differenziata, anche dal punto di vista, diciamo, dello sgravio fiscale nei confronti dei cittadini?
Allora, già da quest'anno le bollette che noi recapiteremo ai nostri cittadini relativamente al 2019 porteranno queste riduzioni. È chiaro che l'entrata a regime della raccolta differenziata ci consentirà di realizzare altre economie che certamente verranno inserite nel piano tariffario del 2020, quindi auspicando che anche per l'anno a venire possa esserci una ulteriore riduzione della tariffa relativamente alla bolletta tariffaria.